E sempre parlando di prodotti visti al Salone di Ginevra, lì è stata presentata, noi l'abbiamo vista lì, si tratta della Fiat Tipo e nel prossimo servizio Marco Cereda ci racconta i particolari delle tre versioni, quella a quattro porte, quella a cinque porte e quella a station wagon. Sentiamo. La famiglia Tipo è stata presentata al Gran Completo al recente Salone di Ginevra con la World Premiere delle versioni 5 porte e Station Wagon. Si tratta del grande ritorno di Fiat nel segmento delle medie compatte, con una proposta che va dritta al cuore del mercato, grazie ad una gamma semplice ma completa che risponde alle esigenze dei clienti privati e le flotte. La versione 4 porte, commercializzata dalla fine 2015, ha già venduto in Italia oltre 12.000 unità. Un successo basato su un'eccellente equazione di valore, spazio per passeggeri e bagagli al vertice della categoria, che ha ricreato il mercato delle berline 4 porte medie compatte. Fiat Tipo 4 porte, Fiat Tipo 5 porte e Fiat Tipo Station Wagon sono la risposta di Fiat a un mondo che ha nuovi bisogni e nuove modalità di acquisto legate a scelte consapevoli e concrete. Le versioni 4 porte, 5 porte e Station Wagon sono già ordinabili presso gli showroom italiani. La nuova Tipo 5 porte, completa di radio Bluetooth, sensori di parcheggio posteriore, fendinebbia, climatizzatore e 6 airbag con motore benzina 1.4 da 95 cavalli, è in promozione a 12.750 euro con finanziamento, a fronte di un listino di 15.900 euro. Per coloro che sono interessati alla motorizzazione diesel, per l'1.3 da 95 cavalli sono necessari 3.000 euro in più rispetto al prezzo promozionale del benzina. La famiglia Tipo offre contenuti realmente rilevanti, coniugando in una straordinaria offerta di valore i concetti propri della storia del marchio Fiat, quali funzionalità, semplicità e personalità. In termini di personalità, la Fiat Tipo, in ogni sua declinazione, si esprime attraverso uno stile dinamico e con un forte carattere. La semplicità di scelta per il cliente si traduce in un'offerta di motori e allestimenti diretta al cuore del mercato. La funzionalità è una caratteristica che appartiene al DNA di Fiat da più di 80 anni ed ha contribuito a scrivere una storia di modelli di grande successo. In questo caso, l'accurato studio dei volumi interni garantisce per abitabilità e capacità del vano bagagli all'assoluto vertice della categoria. Oltre a una grande flessibilità di utilizzo che trova la massima espressione sulla versione Station Wagon. Dal punto di vista delle dimensioni, il modello 5 porte è lungo 4,37 metri, largo 1,79 m e alto 1,50 metri. Mentre la Station Wagon guadagna 20 cm in lunghezza e tocca i 4,57 metri. L'altezza è di 1,51 metri grazie alle barre longitudinali di serie sul tetto. Resta invariata la larghezza. La capacità di carico sotto la cappelliera è il vertice della categoria, 440 litri per la 5 porte e 550 litri per la Station Wagon, che è caratterizzata da soluzioni di massima praticità che ne massimizzano la flessibilità di utilizzo. Le sospensioni anteriori sono a ruote indipendenti tipo MacPherson e a retrotreno a ruote interconnesse con assale torcente. Le due architetture sono state ottimizzate in funzione della riduzione del peso, contribuendo così a migliorare l'efficienza in termini di consumi, senza privare il conducente di sensazioni di guida dinamiche. In Italia, al lancio, la gamma segue una logica semplice e lineare: tre carrozzerie, tre allestimenti, tre motori con tre alimentazioni diverse e due tipi di cambio.